Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party, cause we both hate everybody, we're the ones they wanna be like. Ma quando arriva? È arrivata la Pasqua! Yeah! Adesso andiamo da Di Gennaro! And I don't wanna be sarà la novità di quest'anno. L'uovo Ruby, realizzato con fava di cacao rosa. E non solo, uova di cioccolato al latte, fondente, croccante, torrone nocciolato e biologico. Praticamente c'è tutto, c'è l'imbarazzo della scelta. Colombe artigianali con ingredienti naturali. E in tanti gusti, il mio preferito è pesca. E pistacchio. Buona Pasqua a tutti da Di Gennaro. Italnolo a Tripalda. Il tutto a noleggio per il lavoro, il tempo libero e il fai da te. L'unico centro dedicato al mondo del noleggio per l'artigiano, l'industria e il privato. Italnolo permette di noleggiare tutto ciò che può servire per realizzare le vostre necessità o i vostri sogni. Tutto a poco prezzo. Macchinari e attrezzature per il sollevamento e per gli interventi di manutenzione in altezza. Elettroutensili per l'industria e il fai da te domestico. Articoli per il giardinaggio per i piccoli e grandi lavori di manutenzione in giardino. Tutto l'occorrente per ricevimenti, feste private e di piazza. Tutto questo e tanto altro ancora è Italnolo. Consulenza e informazioni con tecnici specializzati. Chiedi gratuitamente la guida al noleggio. Italnolo a Tripalda è in via Piano d'Ardine 100 presso Ayerbit. Perché acquistare se puoi noleggiare? Eccomi qua. Come va? Fatto tardi. Sì, lo so, ma c'è un motivo. Chiudi gli occhi. Chiuditi. Apri. Ta-da! Ta-da! Un altro smartphone. Ma non è un semplice smartphone. Ah, no. È Frog. Cioè? Vieni. Facciamo un salto. Salto. Eccoci qua, nel cuore di Area Place. Non uno smartphone, ma molto di più. Innovazione, ricerca e sviluppo. Un tecnico al tuo servizio in ogni parte d'Italia. Un'app veloce, semplice ed intuitiva. Basta un click per ricevere entro pochi minuti il collegamento da remoto da parte di un nostro specialista. Tutto questo in un display da 5 pollici, una batteria a lunga durata e dual SIM. Puoi acquistare Frog in uno dei negozi autorizzati AirePlace. Consulta la lista dei nostri negozi sul sito www.airplace.it. Allora? È vero! Non è un semplice smartphone. Con Frog mi sento ancora più sicura. Amore! Semplici, genuine, gustose.
gustose. Le carni di Fior di Bontà stuzzicano la fantasia ed appagano il palato. Un'infinita scelta di piatti di carne preparati in giornata e pronti da cuocere per chi ha poco tempo o per chi vuole gustare in un pranzo tra amici preparazioni elaborate. Carni selezionate di provenienza italiana con macellazione propria. Un ricco banco completato da formaggi tipici, latticini, caciocavallo podolico di Montella, pasta fresca e pane sempre fragrante. Fior di Bontà, in via Bella Bona ad Avellino. 339-4402-821. Amiamo il nostro lavoro e lo facciamo da oltre 10 anni con la stessa passione per garantire risultati finali impeccabili e ridare sorriso ai nostri clienti. Ripariamo solo con ricambi di qualità smartphone, tablet, iPad, PC e ogni altro dispositivo informatico, garantendo per un anno la qualità del nostro intervento. Nei nostri laboratori avvengono miracoli. Online preventivi, prenotazioni e controllo dello stato di ogni lavorazione. Ecco perché siamo diventati il franchising più grande sul territorio nazionale. Airplace.it. Scopri lo store più vicino a te. Acerno Travel, la tua agenzia di viaggi e turismo, propone pacchetti turistici, biglietteria, tour operator e per gli sposi servizio di lista di nozze online. Acerno Travel presenta sempre offerte eccezionali. Genova, Nizza, Monte Carlo, le Cinque Terre, Arezzo, 370 euro dal 22 al 25 aprile. Servizio bus per il concerto Marco Mengoni il 18 maggio, 15 euro. Villaggio Club Aquilia Badolato, dal 7 al 14 luglio, 495 euro a persona. Ferragosto, dall'11 al 15 agosto, Nardò, Santa Maria di Leuca, Torre Lapillo, Gallipoli, Alberobello, 365 euro a persona. Polonia, dal 22 agosto al 31 agosto, 770 euro a persona. L'agenzia di viaggi e turismo Acerno Travel vi aspetta in via Tagliamento 37 ad Avellino e in via Napolitano 35 a Baiano. Fusco, specialisti della nutrizione animale. Con Imposta puoi dire finalmente basta alle interminabili file e approfittare delle tante offerte. Imposta è la tua posta privata. Tanti servizi a prezzi convenienti. Raccomandate a partire da 2,50 euro. Spedizioni nazionali a partire da 8 euro. Servizio e prodotti da imballaggio. Pagamento di bollettini postali con 1,30 euro di commissione. Ricariche telefoniche, poste pay, fax, fotocopie e tanto tanto altro. E se hai un'azienda o sei un professionista, per te offerte personalizzate. In Posta è in via Tagliamento 5 ad Avellino. In Posta, un mondo di servizi sotto casa tua. L'eleganza inizia dagli esterni. Scegli da Cirno Technology, produzione e vendita di porte e finestre, scale per interno, cancelli e cancellate, persiane in ferro a lamelle orientabili, ringhiere e recinzioni, tende da sole e zanzariere ed ancora tanto altro. Prodotti secco sistemi, Aluc, Sciuco. Da Cirno Technology è un'azienda qualificata ed iscritta all'albo per la posa garantita del serramento, con sede a Grottolella nell'area industriale di Via Guarana. Per info telefona allo 0825 671060 o visita il sito www.dacirnotechnology.it. Dall'artigianato di qualità alla filiera agroalimentare e vitivinicola d'eccellenza. Commercio, servizi, occasioni di incontro e confronto. 42esima Campionaria Venticano, l'evento fieristico tra i più rinomati e longevi del Centro-Sud. In questa edizione, bontà e pregi del territorio, i sapori del calore, a filiera corta, show cooking, ogni giorno con le tipicità a chilometro zero. 42esima Campionaria Venticano, dal 24 al 29 aprile, Venticano. fieraventicano.com. Buon pomeriggio dallo stadio Partenio Lombardi. Un tempo da lupi accompagna l'ingresso in campo di Avellino e Budoni, biancoverdi chiamati alla vittoria per concludere al meglio questa odissea interminabile. Mi accompagnerà anche questa volta Marco Engino. Buon pomeriggio Pierpaolo e a tutti i nostri telespettatori. 4 giornate alla fine, 4 tappe. Siamo
sul rettilineo finale, 5 punti di svantaggio rispetto al Lanusei. La speranza è ancora accesa, esattamente come i fumogeni in Curva Sud. Di sicuro non si spegne mai l'entusiasmo in Curva Sud, Marco, anche oggi 12° uomo in campo. Sì, per adesso non ci sono ancora le presenze attese qui al Partenio Lombardi, però aspettiamo i canonici 10 minuti dall'inizio della partita, perché la gente è abituata in Serie D ad arrivare con calma allo stadio Partenio Lombardi. C'è stata questa promozione attuata dalla dirigenza, ci sono più di un centinaio, direi, di bambini delle scuole calcio, sono ancora pochi per la prossima gara, quella contro contro la Torres. Probabilmente ci sarà un'iniziativa rivolta a tutte le scuole elementari e medie, però c'è da pensare a questa partita, c'è da pensare a vincerla, a proseguire questa striscia positiva già di 6 vittorie, cercare di fare l'emplen per arrivare a 10, e poi se il Lanusei vorrà perdere questo campionato, perché lo dobbiamo ammettere, resta ancora nelle sue mani, diversamente penseremo alla post season. Io direi di andare alla lettura delle formazioni, solito 4-4-2 per mister Giovanni Bucaro, Discovo, Dionisi da una parte, Betti dall'altra, al centro Capitanio e Dondoni, a centrocampo Dadalte e Tribuzzi sugli esterni, Matute, Di Paolo Antonio al centro, Mentana e Sforzini in avanti. 4-3-3 invece per gli uomini di Raffaele Cerbone, Dondini in porta, Pantano, Varruccio, Farris, Musu, Spina, Steri, Vardela in attacco, Sariang, Villa e Spano. Tutto pronto, si attende il fischio dell'arbitro. Sulla palla Spano e Villa per il Budoni. Sguardo al cronometro, fischietto in bocca. Attende la sistemazione, partiti. Pantano rinvio lungo, subito a cercare l'appoggio di Villa. Tribuzzi recupera alla meglio, Matute riparte da dietro, Lavellino, palla per Dionisi allunga per Dadalt, la corsa di Dadalt che però viene fermato prontamente da Musu. Ricordiamo squalificati Morero e Parisi. Dionisi alla battuta della rimessa laterale, palla per Dadalt che è in aria, Dadalt la mette al centro per un soffio, non la colpisce di testa Sforzini, pericolosa Avellino già dal primo minuto. Betti per Tribuzzi vuole il fondo, lo trova, la mette al centro, colpo di testa di Pantano, la palla però resta lì, svarione della difesa del Budoni. Di Paolo Antonio di nuovo al centro, Sforzini però era in posizione irregolare e si ferma. Sì, non è andato sulla palla, ha desistito perché c'era posizione irregolare. Intanto c'è Mentana che ha ricevuto un colpo al volto, però sembra nulla di grave. Diciamo che registriamo oggi anche l'assenza di Alfageme, sì. Esatto, sia in panchina che nell'undici titolare dell'argentino che ieri nel corso della rifinitura ha ricevuto una botta al ginocchio, si è gonfiato a quanto ci riferisce l'ufficio stampa, quindi hanno preferito non rischiarlo, però da esami fatti anche poco prima della partita, insomma, non dovrebbero esserci problemi per il suo impiego giovedì contro la Lupa Roma a Rocca Priora, perché si giocherà di giovedì questo turno infrasettimanale prima della pausa pasquale. Betti all'indietro per Dondoni, Capitanio serve da Dalt che intanto si era abbassato, recupera il pallone il 32, serve Dionisi che allunga verso Mentana, non c'è fuori gioco secondo l'arbitro, Mentana trattenuto da Donini. Stata, sì, come sempre la segnalazione però del primo assistente Antonio, sì, Pizzi di Termoli, è arrivata nel momento in cui Mentana ha preso la palla e quindi ha fermato la sua azione, l'inserimento era quasi buono, quasi perfetto. Esatto, rinvio lungo di Pantano a cercare la testa di Sariang,
anticipato però da Dionisi, riparte da Avellino con Dadalt che addomestica il pallone, prova a fare tutto da solo, se ne va il 32, fermato però da un primo momento, la palla torna all'Avellino, apertura perfetta per Tribuzzi che raccoglie, la mette a terra, ancora Tribuzzi, vuole il fondo, Tribuzzi la mette al centro, non c'è praticamente nessuno dell'Avellino, la palla arriva a Matute, anticipato da Seriang, Campanile di nuovo al centro dell'area del Budoni, raccoglie Di Paolo Antonio, alla fine riesce a recuperare il pallone il Budoni, Pantano, rinvio lungo a cercare Spano, capocannoniere della squadra sarda con 15 reti. Donini vuole un varco, probabilmente costretto al rinvio lungo. Marco Avellino che è partita forte subito all'offensiva. Sì, noi dobbiamo fare la partita, è chiaro che il Budoni, anche se ha questo schieramento apparentemente offensivo, in realtà arretra tutto dietro la linea della palla. È chiaro che dobbiamo tenere la squadra quanto è più corta possibile, provare a sfruttare le due corsie laterali che poi sono il nostro punto di forza, Tribuzzi e Dadalt, ci siamo già riusciti a inizio partita con Dadalt, vediamo se continuiamo su questa falsa riga, anche se oggi ci manca quella spinta. Ecco appunto, te lo stavo per chiedere, quanto peserà la mancanza di Parisi? Ma è chiaro che in fase offensiva è importante, perché lui è uno che è portato a giocare, si trova a fare l'esterno basso perché si è adattato, in realtà era più alto, quindi è sempre portato ad andare all'offensiva, a costruire il gioco, e soprattutto per uno come Dadalt rappresenta un ottimo appoggio nell'1-2. Sarebbe stato, sì. Nell'1-2 con Dionisi cambia un po' la cosa, perché l'ex Latina se ne sta più sulla linea difensiva, quindi si limiterà probabilmente al primo coprire, lancio, sì. E poi non seguirà l'azione. Ritorniamo in campo. Budoni che ha cercato di portarsi in avanti, fermato però subito dall'Avellino. Betti alla battuta del faro laterale. Di Paolo Antonio raccoglie, serve Tribuzzi, sbaglia tutto, recupera palla Villa che serve Samyang da lontano, la palla torna al numero 9, c'è però il fuorigioco, abbastanza telefonata questa chiamata. Si partirà da Viscovo, Capitanio, porta palla il 26, scarica verso Dondoni, Tribuzzi nello spazio a servire Mentana che si inserisce in maniera perfetta, c'è però il fuorigioco. Chiamata discutibile, Marco? Discutibile, a meno che non abbia non ho capito alzato per il fuorigioco, perché ho visto che la bandierina è andata su con largo anticipo rispetto al pallone che stava andando verso la linea di fondo, quindi non è uscita, è fuori gioco, ha segnalato il fuori gioco, non c'è altra spiegazione. Strano, si ripartirà da Donini, rinvio lungo del portiere sardo, Dondoni di testa, palla che arriva a Sforzini che lascia scorrere, Matute raccoglie Tribuzzi, due su di lui, Tribuzzi prova per via centrale, ci riesce, serve Sforzini che manda sull'esterno Mentana, la mette al centro, ma la torna al numero 9, ancora Mentana, appoggia all'indietro verso Betti, Matute prova a fare tutto da solo, alla fine si rifugia da Tribuzzi, Tribuzzi si ferma, vuole il cross, alla fine guadagna rimessa laterale. Marco, buono l'approccio di Mentana? Sì, direi di buono sia quello di Mentana, ma di tutta la squadra, che è propositiva, è una squadra che nelle ultime partite ha acquistato consapevolezza nei propri mezzi, si sente più forte di qualsiasi avversario, però è importante che tenga sempre il piede pigiato sull'acceleratore,
soprattutto quello mentale, perché quando ti rilassi, anche se sei in D, qualsiasi squadra che corre poi può metterti in difficoltà. Potrebbe farti inciampare. Intanto Avellino che batte il fallo laterale, Matute, Betti, Trebuzzi la mette al centro, poi c'è Dadalt che la sistema. Dadalt, miracolo di Donini che ha salvato il Budoni. Adesso prova ad attaccare con Spano, si è salvato il Budoni. Gran bell'aggancio di Dadalt, qui Mentana ha provato a portarsi in avanti, arriva la chiusura di Pantano. Dadalt che con il Budoni sembra avere un conto aperto, fece l'esordio e segnò anche proprio contro i Sardi, era la partita che seguiva lo scivolone contro la Torre, se ricorderete era stata rinviata per il vento, si presentò con un bel colpo di testa che sbloccò il risultato. Un bel biglietto da visita, intanto attacca il Budoni, grande intervento di Dondoni a spezzare l'offensiva di Biancoblu, che adesso commettono fallo su Sforzini. La gara di andata, soprattutto il numero 11, Lander, Sariang Kassama, ci creò qualche problemino, riuscì spesso a sfondare. Oggi sotto questo aspetto Bucaro ha preferito non rischiare Omorri a destra e spostare Betti a sinistra, probabilmente sì, proprio per questa ragione ha preferito anche concedere un po' di fiato e di riposo a De Vena, quindi giochiamo con questo tandem abbastanza inedito Mentana-Sforzini, che fino adesso sembra aver avuto un buon approccio alla gara. Intanto Avellino in avanti con Sforzini, che adesso lascia spazio a Betti. Betti, Sforzini, palla a terra, Matute come può la mette al centro, palla che però arriva a Musu che fa ripartire i suoi. Villa anticipato da Dondoni, la palla però arriva a Sariang, fallo sul numero 11 del Budoni. Batte subito Spina sulla fascia verso Musu che la mette al centro, Villa anticipato ancora una volta da Dondoni, raccoglie Tribuzzi che adesso ha provato ad andare via con una magia, non ci è riuscita, però ha conquistato il possesso. Marco Raffaele Cerbone, stando alle statistiche di Sabino Giannattasio, è una vecchia conoscenza dei lupi, ha segnato contro l'Avellino in Venezia, Avellino del 95. Sì, lo ricordo, era un ottimo giocatore che ha trovato adesso la sua collocazione in Sardegna e da un po' di tempo, insomma, è alla guida di questo Budoni che sta cercando di salvarsi, perché l'obiettivo stagionale è questo, una squadra di giovani. Lo ricordo anche abbastanza nervoso alla fine della gara di andata, se ricordate ci fu l'episodio dei tre calciatori che noi utilizzammo perché squalificati, loro hanno anche proposto ricorso successivamente, però sapevamo benissimo che era un ricorso vinto per l'Avellino, perché quello è il regolamento, è chiaro. Prima dell'uscita del comunicato erano stati espulsi la domenica precedente Tribuzzi, Pizzella e Morero, che giocarono tutto il mercoledì, salvo poi riposarsi nella gara successiva contro la Lupa Roma. E intanto l'Avellino cerca di ripartire da dietro. Dondoni lunga verso Tribuzzi che lascia scorrere Pantano all'indietro verso Farris, Barrucciu lunga verso Sariang, secondo l'arbitro non c'è fallo sul numero 11, prova a ripartire l'Avellino, apertura all'indirizzo di Tribuzzi nello spazio Betti, Tribuzzi sterza, vuole andare al centro, va via il numero 19, ancora Tribuzzi che salta tutti, alla fine però trova
il muro alzato da Farriz. Questa è una posizione utile per un sinistro, però anche un destro magari sul primo palo del portiere come di Paolo Antonio, e arriva anche la prima ammonizione del match. Dovrebbe aver riguardato il numero 3, se non andiamo errati, Pantano. Sul pallone di Paolo Antonio. Richiamo l'attenzione, il fischio è arrivato di Paolo Antonio direttamente in porta. Sembrava gol, Marco. Sì, c'è stata l'illusione del gol. Bene lo schema, perché tre calciatori dell'Avellino sono andati a posizionarsi invece sul secondo palo, ostruendo del tutto la visuale al portiere Donini. È lì che la doveva mettere di Paolo Antonio, il portiere l'ha vista alla fine, peccato, è uscita di pochissimo, però ottimo schema, ottima anche la battuta di Paolo Antonio. Noi ne approfittiamo, Marco, 14esimo sì. Minuto di gioco, 0-0, mini spot per noi. Cross Musu, inciampa Dionisi, la palla torna al Budoni. Tanto è diventata più intensa la pioggia, quindi tutti quelli che erano nell'anello superiore stanno velocemente scendendo giù. Non so se abbiamo superato, penso, di poco le 3.000 unità, poi sentiremo il dato ufficiale dall'ufficio stampa. Di certo non abbiamo superato quei 5.000 che si auspicava alla vigilia, 5.000 di Avellino Lanusei. Oggi probabilmente un po' la giornata di festa, la domenica la giornata delle palme, di festa, poi l'orario, il maltempo ci ha messo il suo. Il termometro del tifo è ancora fermo a questi 3.500, diciamo così. Intanto prova a ripartire il Budoni, rinvio lungo a cercare Sariang, anticipato però. Riparte l'Avellino da dietro, Dondoni in avanti, passaggio sporcato da Spano. Intanto qui fallo di Sforzini, calcio di emozioni per il Budoni, atterrato Farris. Sul pallone proprio il numero 5 del Budoni, serve all'indietro Varruccio, laterale, passaggio praticamente sbagliato, Sforzini, al centro c'è Mentana, rincorre il pallone ma non ci arriva. Peccato, arriva alla chiusura di Varruccio. Davvero per un soffio, bravo Sforzini a cercare e trovare la profondità, bravissimo anche nella palla di ritorno verso Mentana. Che è un diesel, avesse avuto il turbo ci sarebbe arrivato. Intanto calcio d'angolo per l'Avellino, dato alta la battuta, palla al centro direttamente però fra le mani di Donini. Innocuo il corner dei biancoverdi. Palla lunga a cercare Sariang, anticipato, la palla però torna a Villa che la mette al centro, se la sposta Spano, cross reso innocuo da Dondoni, Budoni però che torna all'attacco, ancora Spano, non riesce ad addomesticarlo in un primo momento, arriva il dribbling che salta Trebuzzi ma non Betti. Matute in avanti a cercare Mentana che non è fuori gioco. Mentana vuole il dribbling su Farris, ha usato troppo però alla fine ha trovato un calcio d'angolo. La battuta di Paolo Antonio. Manca il gol, non mancano le occasioni, non mancano le idee.
Abbiamo un disegno, ben, sì, un disegno ben preciso, meritiamo di passare in vantaggio, speriamo di farlo anche presto perché questa pioggia non agevola il nostro compito. Di Paolo Antonio alla battuta del corner, schema per l'Avellino. Di Paolo Antonio gioca a basso, Tibuzzi, niente da fare. Altro calcio d'angolo, batte veloce Di Paolo Antonio, Tribuzzi la mette al centro, secondo palo, battute di testa, Sforzini! Capitanio, abbiamo dato i numeri, Marco. Benissimo, l'importante era sbloccarla e lo abbiamo fatto. Il gol era nell'aria e alla fine è arrivato, 20° minuto di gioco, i Lupi passano in vantaggio dopo aver creato davvero tanto. Come detto, un 1-0 meritato. Intanto Sari Hang lotta, ma alla fine non riesce a tenerla. Budoni che conquista un fallo laterale. Alla battuta a Musu. Musu verso Villa, di testa, prolunga per Sari Hang, in ritardo Dondoni come può. Intanto fuori gioco di rientro di Spano, ne approfittiamo, altro mini spot. Allarga verso Dondoni. Dondoni porta palla per via centrale verso Sforzini, che addomestica, va via Sforzini, Sforzini è ancora lì, Sforzini! Niente da fare, Marco. Niente da fare, ma bravo, bravo nel crearsi con caparbietà. L'azione con caparbietà, si è portato la palla pure sul sinistro. Peccato per la conclusione imprendibile per Donini. È uscita di un nulla di poco al lato. Siamo nettamente superiori all'avversario, questo si sapeva, però ripeto, anche in di qualsiasi partita, se non l'approcci per il verso giusto, poi ha sempre una storia difficile, quindi perciò chiudiamola subito, poi magari gestiamo bene le forze anche in vista della sfida di giovedì. E intanto prova a farsi vedere il Budoni. Corre largo Pantano, che non arriva sul pallone. Betti chiamato al fallo laterale. Cerca uno spiraglio il numero 13, vuole palla di Paolo Antonio. Ci arrivano fake news qui intanto. Il padre Giacinto che fa le profezie, abbiamo, lo teniamo a poca distanza da noi. Pallone verso Sforzini, trattenuto, mi sembra, da Steri, secondo l'arbitro no, lasciato si gioca. Lasciato correre, c'è fallo laterale per noi. Vardella protegge la palla. Attenzione, alla fine non riesce. Attenzione ecco. Anche a Tribuzzi, però non c'è bisogno. Tribuzzi, sì. Richiamato dall'arbitro per un contatto. Eh sì, perché c'è stato comunque un leggero contatto con il numero 7 Vardella. E sono sciocchezze che vanno evitate, soprattutto quando sei sul rush finale di un campionato e la tua presenza è determinante. Quindi devi capire, essere un grande giocatore, oltre che con i piedi, questo lo devi diventare anche con la testa. Chiaro che Tribuzzi è un 98, deve però assolutamente evitare Sassari Docet, mi verrebbe da dire, dove non avendo colpe finì per rimediare una pesante squalifica. Ecco, c'è stato adesso soltanto un richiamo da parte di Marco Sicuriello di Seregno, l'arbitro Brianzolo ha capito la situazione, quindi buon per noi, buon per Tribuzzi. Tribuzzi, eccolo, prolunga verso il centro, arriva la chiusura di Parris. Palla che torna però all'Avellino. Dionisi apre verso Dadalt, che si involla in area, chiuso però da Barrucciu. Prova ad uscirne il Budoni dall'assedio bianco-verde. Sporco il pallone Dionisi, la palla però arriva a Villa, che allarga verso Pantano.
vuole di nuovo palla il numero 9, gli ritorna, arriva però anche l'intervento di Dondoni. Matute non riesce a chiudere, Vardella che si invola in aria, serve Villa, la palla indietro verso Spina, atterrato anche il numero 8, c'è calcio e arriva di anche la segnalazione dell'arbitro, calcio di punizione per il Bodoni. Calcio di punizione, la posizione interessante per gli ospiti stavolta, soprattutto per il destro di Spano che in questo campionato si è già messo siglato, in mostra. Ha siglato 15 reti e ha dimostrato sì di avere un buon destro, un buon destro. Chiudo del gol. E intanto l'arbitro al dialogo prima con il Bodoni, adesso con i biancoverdi per la barriera. Un primo momento Sforzini ha ignorato l'arbitro, adesso però richiamato e costretto ad indietreggiare. Sulla palla Villa, all'indietro Spano, c'è anche però Pantano, ma credo proprio che alla battuta ci andrà il numero 10. Anche se Villa sembra più vicino, Viscovo sistema la barriera. L'arbitro ancora a colloquio con Matute che non vuole indietreggiare. Sembra sia tutto ok. Fischietto in bocca. Villa sul pallone, Spano alla rincorsa. Ecco Spano, il tiro direttamente in porta, arriva il pareggio del Bodoni. Lo avevamo preannunciato, Marco. Sì. Ha segnato Spano sul calcio di punizione. Non lo so, portiere non ha visto, il portiere non ha visto praticamente nulla, se non la il pallone sotto la barriera. Sì, l'ha vista alla fine, è stato preso in controtempo, bisognava uscire dalla barriera un attimo prima, ci siamo fatti infilare in questo caso come dei polli, verrebbe da dire, bravi loro comunque a sfruttare l'unica occasione che hanno avuto su calcio piazzato. Tutto da rifare, Sforzini, Mentana sul pallone, Sforzini di Palo Antonio sul pallone, eccolo di Palo Antonio, serve Tribuzzi, colpo di testa di Pantano, Matute raccoglie, palla al centro, arriva il colpo di testa di Barruccio, Vardella, Spano, Villa per Vardella, tiene palla il numero 7, serve Villa, ancora Villa, Spano è in area di rigore il numero 10, la mette al centro, c'è però il fuorigioco, arriva la chiamata. Come vedi, una partita che sembrava chiusa, sì, come chiusa, dicevo prima, cioè che tieni in mano, che puoi tranquillamente portare già sul 2-3-0, perché abbiamo avuto diverse, tantissime occasioni per aumentare il vantaggio. Poi alla prima utile dell'avversario sul calcio piazzato ti fanno gol e il Bodoni acquista pure un po' di coraggio, però abbiamo tempo e mezzi per rimediare a questa situazione. 28esimo minuto di gioco, dunque Avellino 1, Bodoni 1. Al colpo di testa vincente di Capitanio ha risposto il calcio di punizione di Spano. Adesso tutto da rifare per l'Avellino. Pallone in avanti, Dondoni di testa verso Dadalt. Matute allarga, non benissimo, la palla torna ad Dadalt però. Di Paolo Antonio dietro di lui, Dionisi lo serve, di Paolo Antonio, Dadalt. Dadalt arriva sul pallone. Puntuale però l'intervento anche di Barruccio. Altro calcio d'angolo per l'Avellino. La battuta di Paolo Antonio. Di Paolo Antonio, palla al centro, di testa anticipato Dondoni. Tribuzzi prova a tenerla all'indietro verso Dionisi che la rimette al centro. Tutti in fuorigioco però. Palla arriva comodamente a Donini che adesso dovrà far ripartire i suoi.
probabilmente con un rinvio lungo. Questa prova ad infastidire Ventana, rinvio lungo di Donini, non ci arriva di testa Spano, Dondoni come può e alla fine recupera anche un fallo. Dondoni batte corto verso Capitanio. Dionisi da Dalt, ancora il numero 32 che aveva scambiato con Di Palantonio. Eccolo un altro 1-2 che non è andato a buon fine. Sariang, Villa prova ad andare in avanti, commette fallo, batte veloce l'Avellino da Dalt. Calcio di punizione sul numero 32, guadagna terreno l'Avellino. Marco, sarebbe opportuno passare in vantaggio prima della fine del primo tempo? Sarebbe opportuno farne subito due, così siamo tranquilli, però il calcio è questo, l'abbiamo detto in precedenza. Adesso dobbiamo essere bravi a riprendere quella concentrazione perduta, perché dopo il gol c'è stato un attimo di delusione e di smarrimento, ma soprattutto dopo i primi 25 minuti. Intanto qui erroraccio di Dondoni, raccoglie Villa, ancora Villa, tiro del numero 9, la palla torna a Spano però, che può alimentare l'offensiva del Budoni. Sariang, palla al centro per Villa, miracolo di Viscovo. Bardella, ancora Budoni, arriva però l'intervento provvidenziale questa volta di Matute. Troppe disattenzioni, Marco. No, quello che ti dicevo prima, dopo i primi 25 minuti in cui abbiamo dato effettivamente la sensazione di essere superiore nettamente all'avversario, abbiamo un po' mollato la presa. Intanto, e questi cali di tensione ti portano a questo. Intanto ha recuperato un ottimo pallone Sforzini, che la rimette al centro dove c'è Di Palantonio, sistema il tiro, allarga verso Tribuzzi, posizione regolare, Tribuzzi a domestica, pallonetto, colpo di testa di Varrucciu che salva il Budoni. Un attimo un calo di tensione e puoi addirittura rischiare di ritrovarti sotto, però speriamo che questo pericolo scampato serva appunto a destarci dal sonno. Altro calcio d'angolo per l'Avellino, Di Paolo Antonio alla battuta. Alza la mano il numero 31, Tribuzzi si allontana, palla direttamente al centro, non ci arriva per un nulla Dondoni e può ripartire adesso il Budoni. Avellino scoperta, Farris porta palla, serve Sariang che però viene murato. Altro mini spot per noi. Del fallo laterale, palla lunga verso Villa anticipato, raccoglie il numero 2, infastidito da Dalt che gli soffia la sfera, da Dalt fallo sul numero 32 e cartellino giallo per Musu. Musu classe 2000, da quella parte si può sfondare facilmente, adesso è anche ammonito. Altra ammonizione sul pallone come sempre di Paolo Antonio. Posizione simile a quella del gol, ma beh, vediamo se riusciamo a ripeterci. Si avvicina a Ribuzzi. Non per tirare in porta come a Trastevere, ma potrebbe essere comunque insidiosa. Fischio dell'arbitro, Di Paolo Antonio gliela tocca Tribuzzi, la palla torna a Di Paolo Antonio che prova a portarsi in avanti col tacco, alla fine arriva rimessa laterale per l'Avellino. Dionisi alla battuta, non c'è nessuno però a raccogliere, alla fine ci pensa Dadalt che riserva il numero 2, la palla al centro per Mentana che vuole girarsi, non ci riesce, prova a servire di nuovo Dadalt, travolto da Varrucciu. L'Avellino però continua a manovrare,
Tribuzzi per vie centrali, palla al centro per Mentana, anticipato da Farris. Villa prova ad impostare il numero 9, infastidito forse troppo. Ci ha messo in questo caso l'esperienza il numero 9, ha rallentato la corsa, ha provocato il fallo inevitabile del nostro difensore che gli stava alle costole. Riparte il Budoni, lancio lungo per Pardella, di testa Betti, Tribuzzi in avanti, Mentana domestica, vuole fare tutto da solo, lo chiudono in due e arriva il fischio dell'arbitro. Attenzione perché è caduto, attenzione. Qui c'è qualche problema. C'è Dionisi che non le manda a dire. Sì. Il suo sfogo si è sentito fin qui in postazione. Adesso però è caduto male Mentana, chiuso a sandwich. Bisogna capire soprattutto per la spalla, perché piuttosto duro, sì. È caduto tra l'altro male. Oltre vediamo che possa recuperare. Chiuso. Si sta rialzando il numero 9. Sembra tutto a posto. Si è calmato anche Dionisi. È andato a prendere la sua posizione. Intanto esce Mentana. Per sicurezza Bugo ha già mandato a riscaldarsi Buono, sì. Però con l'ingresso eventuale di Buono poi dovrebbe stravolgere un po' tutta la situazione. Batte corto Betti verso Matute. Ecco, pronto a rientrare Mentana. Dionisi tunnel ai danni di San Yang. La troppo palla al lunga. Centro per Sforzini, troppo lunga. Dobbiamo essere più concreti, Marco. Più concreti, soprattutto è chiaro che in fase di costruzione, lo dicevamo in precedenza, perdiamo un giocatore che ci dà spinta, ci dà idea, ci crea superiorità numerica, superando spesso l'uomo che ha di fronte. Intanto rinvio lungo di Donini a cercare la testa di Villa, anticipato. Matute raccoglie, serve sulla fascia da Dalt. Dalt sbaglia il controllo, prova a riconquistarla l'Avellino, lo fa Di Paolo Antonio, ancora Dionisi, scambia con Dalt e non fa Zaletto, sporcata la palla al numero 32, fallo laterale per l'Avellino. Dionisi batte verso Di Paolo Antonio, ancora Dionisi, Matute all'indietro verso Dondoni, Betti per vie centrali, Matute, palla lunga a cercare l'inserimento di Mentana, Sforzini, nulla da fare, arriva però il fischio dell'arbitro, travolto Donini. C'è stata una spinta di Sforzini sul difensore che poi è naufragato sul portiere. Immagino che perderemo qualche minuto, siamo al 38esimo, ne approfittiamo per l'ultimo break pubblicitario. Donini supportato dai fischi della curva sud. Donini, fischio dell'arbitro. Batte corto verso Farris, prova il pressing e fa bene, la palla torna a Sforzini, Matute, Tribuzzi infastidito però da Vardella che commette fallo sul numero 19. Il numero 7 gli aveva tirato via la palla, si da Vardella. C'è ancora qualcosa da dire tra i due. Punizione per l'Avellino, la battuta Tribuzzi, anche se vorrebbe calciare Di Paolo Antonio. Questa la palla è in due.
Di Paolo Antonio cerca palla lunga in aria, colpo di testa di Sforzini però all'indietro, anche se c'era la segnalazione dell'assistente. Donini alla battuta. La partita vive una fase di stanca, noi purtroppo abbiamo rallentato di molto la pressione. Il Budone ha trovato coraggio nel pareggio, è riuscito a sistemarsi anche meglio e noi non abbiamo più quella spinta sulle corsie laterali che nei primi 25 minuti ci hanno permesso di costruire tante occasioni. Intanto Vardella doppio passo, arriva però l'intervento di Mentana a coprire. Mentana prova a lanciare Sforzini, anticipato da Farris, prova a ripartire adesso il Budoni per via centrali. Matute raccoglie di Paolo Antonio, prova a servire da Dalt. Da Dalt riesce a tenerla, ancora di Paolo Antonio, da Dalt all'indietro verso Matute. Dondoni verso Betti, ancora il numero 23 Avellino che vuole trovare spazio per attaccare. Dionisi va via a Sarianga, ancora Dionisi, da Dalt di Paolo Antonio. Però vedi, ci hanno chiuso bene, quindi ci costringono a questa lunga ragnatela di passaggi dove se non trovi il varco giusto rischi il contropiede. Intanto Tribuzzi, Sforzini a servire Betti sull'esterno, Tribuzzi in area di rigore, si allunga troppo il pallone. Altra occasione persa, Marco. Altra occasione persa, abbiamo fatto una trentina di passaggi per arrivare là in area, poi purtroppo vedi sbagli l'ultimo stop, però penso che pian pianino riusciamo nuovamente a riprendere in mano questa partita che un po' ci è sfuggita. Mancano 4 minuti al termine di questo primo tempo, intanto Sforzini lancia Tribuzzi che arriva sul pallone, ancora Tribuzzi la mette al centro, pessimo il cross del numero 19 che sta spingendo tanto, però sta spingendo tanto ma non sempre sta trovando la soluzione. Oggi più che altro è un po' nervoso, quindi deve riordinare le idee, magari tra il primo e il secondo tempo magari un tè caldo, le urla di Bugaro e ritorna il solito Tribuzzi. Intanto Sarianga a terra, non c'è fallo secondo l'arbitro, arriva però. Il gioco del calcio è questo, ognuno cerca di far di guadagnare tempo come può. Arriva anche il medico per Sarianga, anche se si è subito rialzato, infatti ha fatto dietro front l'aiuto dalla panchina. Arbitro a dialogo con Villa e Capitanio. Resta fuori Sariang. Dionisi col petto, Sforzini in qualche modo prova ad uscirne, il Budoni raccoglie Matute. Sovrastato. Fallo, ci sarebbe pure l'ammonizione, ci sarebbe pure l'ammonizione che però non arriva, quindi l'arbitro così facendo però continua a favorire questi falli tattici in mezzo al campo. Troppo all'inglese. Di Paolo Antonio alla battuta. Betti si avvicina al centro, fischio dell'arbitro, di Paolo Antonio direttamente in aria, Dondoni l'appoggia ancora una volta, ancora una volta l'assistente aveva alzato la bandiera, anche se aveva comunque sbagliato. Ma noi non siamo perfettamente in linea per poter decifrare onestamente. C'è questo schema che l'Avellino fa sempre con Matute e un altro solo calciatore che rientrano velocemente cercando di confondere la difesa avversaria.
Intanto... spesso però confondono anche gli assistenti. Sì, come sta accadendo in questi minuti. Intanto il Budoni come può in avanti di Paolo Antonio, fallo su Sariang, stavolta arriva l'intervento anche dell'arbitro. C'è fallo a favore dell'Avellino per simulazione di Sariang. Simulazione per Sariang. Giusta. Palla ancora ai piedi di Paolo Antonio. Che... intanto scocca il 45esimo, vediamo anche, recupero. Anche di quanto è il recupero, due minuti. Di Paolo Antonio all'indietro a cercare Capitanio, Dondoni, portapalla il 23, al centro a cercare Mentana, spazza in avanti il Budoni, Spano a domestica con una magia, ancora Spano prova ad andare via, è solo contro due. Spano, Betti lo tiene e lo costringe ad indietreggiare. Alla fine fallo laterale per l'Avellino. Qualcuno deve farsi vedere. Betti cerca, non possiamo stare fermi. Al solito un appoggio che arriva sempre in ritardo. Sforzini di testa, prolunga verso Tribuzzi che sbaglia l'appoggio. Matute, tempestivo, raccoglie il pallone da Dalt. Verso Betti, Sforzini di prima intenzione, scusate Tribuzzi, fortuna che Budoni l'ha praticamente buttata. Prova a ripartire l'Avellino di Paolo Antonio, ancora di Paolo Antonio, davanti a lui c'è Dionisi, prova a fare tutto da solo, recupera un fallo laterale, Dionisi batte veloce verso Dadat, Dadat la butta al centro. Ancora 30 secondi, vediamo se riusciamo a sfruttarli. Dionisi, Dadat. Dionisi anticipato, ancora una volta da Sariang. Di Paolo Antonio, serve un cross al centro, arriva. Anticipato Tribuzzi, la palla torna a Betti. Ancora Tribuzzi, si sistema, la mette al centro, Villa. La palla arriva a Matute, Matute, il tiro di Matute, i pugni di Donini. C'è fuori gioco e finisce, penso anche qui il, arriva il fischio dell'arbitro. Il primo tempo, così. Duplice fischio del direttore di gara, squadra negli spogliatoi sul risultato di 1-1. Sì, 1-1, partita che... ci siamo un po' complicati dopo il pareggio dell'avversario, però abbiamo magari il tempo per riprenderla sicuramente tra il soprattutto dicevo Titti che ci ha appena raggiunto in postazione, Avellino che nel primo tempo dai due volti, buoni primi 25 minuti, poi dopo il pari abbiamo perso la tramontata. Sì, ho sentito la vostra perfetta telecronaca, è così, è sempre un po' così per l'Avellino, però bisogna anche dirlo, no? Io sono sempre quella che gioca all'attacco, è comprensibile che quando sei costretto a essere cacciatore, come ha detto l'ottimo Gigi Pavarese nel corso della nostra intervista degli scorsi giorni, no, per Paolo, poi alla lunga ne risenti, e allora psicologicamente è stato... secondo me la mazzata che ha subito l'Avellino, anche perché fino a quel momento il Budoni era stato spettatore non pagante della partita, poi ha preso coraggio, anche l'occasione dopo salvata da Viscovo sul numero 9 dei Sardi, insomma ci sta, però lo sanno, l'Avellino lo sa, si porta dentro questa frustrazione di dover vincere a tutti i costi, di non doverne neanche essere contenta dopo che l'ha fatto, a meno che Lanusei non continua a pareggiare con l'Ostia Mare, già sarebbe un risultato. Pensiamo a noi e speriamo che nel secondo tempo casomai Bucaro cerchi possibilmente, ma lo so che è difficile perché gli under sono contati, di cambiare qualcosa, perché Mentana gli vogliamo bene, però è improponibile vedere quella maglia numero 9 che hanno indossato tanti grandi attaccanti sulle spalle di Mentana. La tocca piano, Ditti Festa. E andiamo in pubblicità. A tra poco. Even though we both know we're lying.
liars and we start each other's fires. We just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party, cause we both hate everybody. We're the ones they wanna be like. Ma quando arriva? È arrivata la Pasqua! Yeah! Adesso andiamo da Di Gennaro! And I don't wanna be somebody without your body close to me. And if it wasn't you, I wouldn't want anybody close to me. Chissà quale sarà la novità di quest'anno. L'uovo Ruby, realizzato con fava di cacao rosa. E non solo, uova di cioccolato al latte, fondente, croccante, torrone nocciolato e biologico. Praticamente c'è tutto, c'è l'imbarazzo della scelta. I had to cut my bitch off, she being stubborn. I make it known I fuck with you, not undercover. Colombe artigianali con ingredienti naturali. E in tanti gusti, il mio preferito è pesca. Invece il mio è pistacchio. Don't say sorry, everyone's watching. When you're where I am, everything's timeless. And I don't wanna be. Italnolo a Tripalda. Il tutto a noleggio per il lavoro, il tempo libero e il fai da te. L'unico centro dedicato al mondo del noleggio per l'artigiano, l'industria e il privato. Italnolo permette di noleggiare tutto ciò che può servire per realizzare le vostre necessità o i vostri sogni. Tutto a poco prezzo. Macchinari e attrezzature per il sollevamento e per gli interventi di manutenzione in altezza. Elettroutensili per l'industria e il fai da te domestico. Articoli per il giardinaggio per i piccoli e grandi lavori di manutenzione in giardino. Tutto l'occorrente per ricevimenti, feste private e di piazza. Tutto questo e tanto altro ancora è Italnolo. Consulenza e informazioni con tecnici specializzati. Chiedi gratuitamente la guida al noleggio. Italnolo a Tripalda è in via Piano d'Ardine 100 presso Ayerbit. Perché acquistare se puoi noleggiare? Eccomi qua. Come va? Fatto tardi. Sì, lo so, ma c'è un motivo. Chiudi gli occhi. Chiuditi. Apri. Ta-da! Ta-da! Un altro smartphone. Ma non è un semplice smartphone. Ah, no. È Frog. Cioè? Vieni. Facciamo un salto. Salto. Eccoci qua, nel cuore di Area Place. Non uno smartphone, ma molto di più. Innovazione, ricerca e sviluppo. Un tecnico al tuo servizio in ogni parte d'Italia. Un'app veloce, semplice ed intuitiva. Basta un click per ricevere entro pochi minuti il collegamento da remoto da parte di un nostro specialista. Tutto questo in un display da 5 pollici, una batteria a lunga durata e dual SIM. Puoi acquistare Frog in uno dei negozi autorizzati AirePlace. Consulta la lista dei nostri negozi sul sito www.airplace.it. Allora? È vero! Non è un semplice smartphone. Con Frog mi sento ancora più sicura. Amore! Semplici, genuine, gustose.
gustose. Le carni di Fior di Bontà stuzzicano la fantasia ed appagano il palato. Un'infinita scelta di piatti di carne preparati in giornata e pronti da cuocere per chi ha poco tempo o per chi vuole gustare in un pranzo tra amici preparazioni elaborate. Carni selezionate di provenienza italiana con macellazione propria. Un ricco banco completato da formaggi tipici, latticini, caciocavallo podolico di Montella, pasta fresca e pane sempre fragrante. Fior di Bontà, in via Bella Bona ad Avellino. 339-4402-821. Amiamo il nostro lavoro e lo facciamo da oltre 10 anni con la stessa passione per garantire risultati finali impeccabili e ridare sorriso ai nostri clienti. Ripariamo solo con ricambi di qualità smartphone, tablet, iPad, PC e ogni altro dispositivo informatico, garantendo per un anno la qualità del nostro intervento. Nei nostri laboratori avvengono miracoli. Online preventivi, prenotazioni e controllo dello stato di ogni lavorazione. Ecco perché siamo diventati il franchising più grande sul territorio nazionale. Airplace.it. Scopri lo store più vicino a te. Acerno Travel, la tua agenzia di viaggi e turismo, propone pacchetti turistici, biglietteria, tour operator e per gli sposi servizio di lista di nozze online. Acerno Travel presenta sempre offerte eccezionali. Genova, Nizza, Monte Carlo, Le Cinque Terre, Arezzo, 370 euro dal 22 al 25 aprile. Servizio bus per il concerto Marco Mengoni il 18 maggio, 15 euro. Villaggio Club Aquilia Badolato, dal 7 al 14 luglio, 495 euro a persona. Ferragosto, dall'11 al 15 agosto, Nardò, Santa Maria di Leuca, Torre Lapillo, Gallipoli, Alberobello, 365 euro a persona. Polonia, dal 22 agosto al 31 agosto, 770 euro a persona. L'agenzia di viaggi e turismo Acerno Travel vi aspetta in via Tagliamento 37 ad Avellino e in via Napolitano 35 a Baiano. Fusco, specialisti della nutrizione animale. Con Imposta puoi dire finalmente basta alle interminabili file e approfittare delle tante offerte. Imposta è la tua posta privata. Tanti servizi a prezzi convenienti. Raccomandate a partire da 2,50 euro. Spedizioni nazionali a partire da 8 euro. Servizio e prodotti da imballaggio. Pagamento di bollettini postali con 1,30 euro di commissione. Ricariche telefoniche, poste pay, fax, fotocopie e tanto tanto altro. E se hai un'azienda o sei un professionista, per te offerte personalizzate. In Posta è in via Tagliamento 5 ad Avellino. In Posta, un mondo di servizi sotto casa tua. L'eleganza inizia dagli esterni. Scegli da Cirno Technology, produzione e vendita di porte e finestre, scale per interno, cancelli e cancellate, persiane in ferro a lamelle orientabili, ringhiere e recinzioni, tende da sole e zanzariere ed ancora tanto altro. Prodotti, secco-sistemi, Aluc, Sciuco. Da Cerno Technology è un'azienda qualificata ed iscritta all'albo per la posa garantita del serramento, con sede a Grottolella nell'area industriale di Via Guarana. Per info telefona allo 0825 671060 o visita il sito www.dacernotechnology.it. Dall'artigianato di qualità alla filiera agroalimentare e vitivinicola d'eccellenza. Commercio, servizi, occasioni di incontro e confronto. 42esima Campionaria Venticano, l'evento fieristico tra i più rinomati e longevi del Centro-Sud. In questa edizione, bontà e pregi del territorio, i sapori del calore, a filiera corta, show cooking, ogni giorno con le tipicità a chilometro zero. 42esima Campionaria Venticano, dal 24 al 29 aprile, Venticano. fieraventicano.com.